C'è Serenella Salomoni, tocca a lei. Buongiorno Serenella. Buongiorno. Serenellasalomoni.it, eccola qua la nostra psicoterapeuta di fiducia ormai, perché tu ci sei tutti i giorni e ci dici sempre tante cose. Io ho fatto prima un'introduzione a proposito della giornata internazionale delle giovani ragazze, che venerdì 11, naturalmente chi ci ascolta in replica poi sa che è comunque una cosa che abbiamo fatto durante la settimana. La giornata che mira a evidenziare i bisogni e le sfide che le ragazze affrontano e promuove al contempo la loro emancipazione. Che cosa possiamo dire su questo tema? È molto importante. Ma sai, Barry, sì, è molto importante perché noi pensiamo sempre che al giorno d'oggi sono molto evolute, per cui non hanno bisogno di chissà che cosa. Giovani ragazzi, invece non è vero. Difatti lo vediamo anche dai giornali, tu vedi quello che è successo anche in questa scuola dove c'è stata questa ragazza che si è suicidata. Quindi intendo dire, ogni tanto queste cose arrivano e noi chiediamo dalle nuvole dicendo: ah, ma perché? Ma non me lo sarei aspettato, ah, non sembrava. Quindi vuol dire che dobbiamo stare più attenti, che dobbiamo parlare di più e che dobbiamo anche dire che non ci devono essere dei comportamenti che pensiamo anche magari leggeri, che tanto non danno fastidio. Pensiamo soltanto a quello che viene chiamato catcalling, cioè è un termine che viene usato quando gli uomini, sai, si girano per strada e fischiano dietro alle donne, no? Sì. E sono delle vere e proprie molestie sessuali, perché sono molestie di strada che specialmente se capitano su una ragazzina molto giovane, sicuramente bene non le fa, e anzi potrebbe anche incutere paura o avere dei problemi per questa che è una vera e propria violenza verbale, quindi nessuno gliel'ha chiesto, ed è come quando succede per lo stalking, per il mobbing, è un sessismo, e quindi c'è una specie di umiliazione che viene fatta in molti paesi, è un vero e proprio reato. Quindi cerchiamo di stare un po' più attenti a quelle che sono le nostre giovani ragazze, ad essere un po' più presenti per le loro necessità e specialmente per le parole che possiamo scambiare con loro e capire se hanno dei disagi. Molto chiaro. Buona settimana, Serenella. A presto, ci sentiamo a voi, lunedì. Buon weekend. Ciao, ciao.